ancora con Orsolini che prova ad andare via sulla destra, non fa, ma non riesce a tenere il pallone in campo, ma la rimessa laterale è proprio del Bologna per l'ultimo tocco di Bastoni, De Silvestri, l'indietro per Iuara, 20 secondi alla fine, Iuara prova il lancio sulla destra, cercando De Silvestri, inseguito da Gagliardini, il cross in mezzo, di testa Ranocchia, mette in corner. Scadono fra 5 secondi 3 minuti di recupero, 27, 28, 29, 30 sono scaduti i minuti di recupero, c'è corner per il Bologna, fa battere il calcio d'angolo, Vignato pronto, va in area di rigore anche Ravaglia, arriva il cross di Vignato, di testa mette fuori Lukaku, è finita, vittoria importantissima dell'Inter che vince 1-0 sul campo della Bologna, gol del solito Romelu Lukaku. E ragazzi, qua in classifica si viaggia, perché si va a più 8 sul Milan con una partita in meno da recuperare mercoledì. E qui questa vittoria vale veramente tantissimo. Vale veramente tantissimo, anche perché l'Inter ha sofferto oggi. Non era al massimo, si vedeva in molti dei suoi 11. Non che il Bologna non avesse nazionali, perché anche il Bologna ha avuto nazionali, certo. Quindi par condicio bisogna anche dirlo per onestà intellettuale. Però veramente questa vittoria è importantissima. Bravi ragazzi, bravi. Vittoria importantissima, oltretutto nona di fila. Quindi... Nona vittoria di fila, sì. Allora, Filippo, facciamo gli up and down per concludere la partita. Sì. Chiedo gentilmente alla regia anche la musica. Eccola qua. Allora, confermiamo, cambiamo? No, confermo Lukaku perché è match winner. Ok. Sempre 6 e mezzo. Sempre 6 e mezzo? Sì, non di più. Ok. Bastoni, 7, confermo il 7. Ok. Bene in difesa, benissimo in difesa. E poi l'assist del gol è suo. E metto stavolta su Sì Ranocchia perché ha giocato una partita impeccabile. E ti dirò, migliore in campo. Ok. 7 e mezzo. Adesso che è finita la partita possiamo... Non volevo portargli sfiga prima. Non l'avrei messo prima, ti giuro, avevo paura di portargli sfortuna, dandogli un premio che meritava già nel primo tempo, però lo confermo, stavolta partita finita, ha giocato una partita impeccabile Ranocchia, non ha sbagliato un intervento, è andato sempre in anticipo, non ha mai sbagliato posizione, è stato preciso, pulito, io che ho sempre avuto da ridire, ma oggi Ranocchia ha giocato una grande partita, per me è migliore in campo. 7 e mezzo. Invece chi viene messo nella parte sotto? Allora, Kimi purtroppo ha giocato male, 5, ne ha azzeccate poche, ma proprio poche, per non dire nessuna, e da lui mi aspetto molto di più. Purtroppo devo mettere, anche se non mi è dispiaciuto, però gli ultimi palloni li deve gestire, sull'1-0 li deve gestire meglio, io so che è stanco, che ha giocato tanto con la Croazia, quindi però io le giustificazioni le ho già, poi devo dare dei voti sulla prea di oggi, certo, che vanno al di là del contesto che hanno avuto prima, e quindi Brozovic 5, perché sì, gli ultimi palloni sono stati sanguinosi, ma comunque impreciso, non ha giocato tutta la partita da 5, però questi ultimi palloni qua secondo me potevano pesare e doveva gestirli meglio. Sì, e poi sì, non mi è piaciuto per niente Young, non mi è piaciuto. Tu prima gli avevi dato un 5,5 ad oggi? 5, quindi... 5. Perché Darmian l'ha sostituito molto bene. Ma anche Gagliardini è entrato bene, per esempio. Un altro che io, per cui io non stravedo, però è entrato bene. Però Darmian merita...